Voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: Beati quei poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e esultate, perché la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete perché sarete afflitti e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Il Santo Nome di Maria. E perché celebriamo questa festa? Perché celebriamo prima la festa di Gesù, nel nome di Gesù, quindi tutto ciò che si dice di Gesù si dice anche di Maria, no? Nome di Gesù, nome di Maria, la resurrezione di Cristo, l'ascensione al cielo, l'assunzione al cielo di Maria, eccetera, eccetera. E in questa festa fu concessa nel 1513 alla Chiesa universale e poi estesa in Italia nel 1671. Fino a che, voi sapete che nel 1683 ci fu una grande battaglia presso Vienna, i cristiani contro i turchi, il re Giovanni Sobieschi vinse le truppe turche e fermò l'invasione dell'Occidente, dei turchi. Quindi in questa occasione, il 12 settembre, proprio oggi, ci fu questa vittoria e allora Innocenzo IX estese questa festa a tutta la cristianità, ringraziando appunto la Madonna che aiutò a fermare l'invasione dei nemici. Così, questo è un po' il senso della festa. È appunto l'onomastico di tutti coloro che si chiamano Maria. Veniamo brevemente al nome. Il nome di Maria ha diverse origini, o meglio, non si sa bene da dove viene. Ci sono varie ipotesi, tutte quante però molto belle. Adesso ve le dirò perché meritano di essere approfondite. C'è una prima ipotesi che dice che Maria, Miriam in ebraico, viene da Mar, che vuol dire, che sarebbe praticamente l'amarezza. Per cui sapete che la prima Maria fu la sorella di Mosè. No? Mosè, ricordate, quello che portò in salvo il suo popolo attraverso il Mar Rosso. La sorella, Maria, appunto, visse questa amarezza, questa grande amarezza della prigionia. Quindi si dice che il nome venga dall'essere amare. Questa amarezza. Beh, del resto anche Maria, la nostra Maria di Nazareth, visse questa grande amarezza del figlio messo in croce, questo grande dolore. No? Sabato sarà la Madonna Addolorata, quindi ricorderemo anche questo episodio della sua vita. Un'altra ipotesi è che questo nome venga da Mare Yam, cioè signora del mare, perché appunto Mosè, quella Maria di Mosè, attraversò il Mar Rosso con il fratello e poi, attraversato il Mar Rosso, cantò quel cantico che si fa ancora oggi, quello che cantiamo al Signore, stupenda la sua vittoria, fu proprio intonato da questa Maria, sorella di Mosè, quindi diventò la signora del mare e poi in seguito dei padri della Chiesa come Ambrogio, Girolamo, Epifanio pensavano, ma anche la nostra Maria è signora del mare. Quale mare? Il mare delle grazie, tutte le grazie che fa Maria di Nazareth. Voi andate, non so, al Divino Amore, andate a Lourdes, pieno di ex voto, di grazie che la Madonna ancora oggi fa. E questo cantico del mare, detto così, cantiamo al Signore, per Maria diventa il Magnificat, no? L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, quindi c'è una corrispondenza tra la prima Maria, sorella di Mosè, e questa nostra Maria di Nazareth. Altra ipotesi, viene da Moriam, che vuol dire stella del mare. No?
Noi abbiamo appunto la stella Maris, ancora oggi si venera Maria con questo nome, stella del mare, oppure goccia del mare, vuol dire anche Stilla Maris, goccia del mare, sempre questo mare di grazie, secondo San Luigi Maria Grignoni Monforte, San Bonaventura ci parlano di questa stella Maris, c'è anche l'inno, Ave Stella Maris. Maristella, il nome Maristella si usa ancora oggi per le ragazze, no? E appunto ricorda questo mare di Maria, stella del mare, grazie. C'è una quarta ipotesi che dice: no, Maria viene da Moré, dell'ebraico, che vuol dire pioggia. Anche qui questa pioggia, secondo San Luigi Maria Grignoni Monforte, è la pioggia di grazie, quando piovono le grazie su questa terra, è proprio Maria che le amministra, no? Le grazie le fa Dio, però Maria le amministra tutti quanti. Quando riceviamo queste grazie, pensiamo a lei. E poi l'ultima ipotesi, quella forse più diffusa, è che Maria vuol dire l'eccelsa, colei che è sopra tutti. Dall'ebraico Marom. E in effetti, se noi pensiamo, diciamo, ci ha visitati dall'alto un sole che sorge, e questo alto è proprio Maria, quella che sta molto di sopra di noi, però sta anche al nostro livello, è colei che ci accompagna, che ci è sorella, che ci è madre, e questo sole appunto è Cristo. Quindi dall'alto questo sole viene, da Maria viene il sole che è Cristo. Allora, cinque ipotesi, tutte quante molto belle, abbiamo detto il mare, la pioggia, eccelsa, abbiamo detto l'amarezza, abbiamo detto tutte queste cose. Quale di questi nomi allora è quello vero? Secondo me tutti, tutti quanti vanno bene, perché Maria appunto ha visto tutte queste cose: l'amarezza è oceano di grazie, pioggia di grazie, l'eccelsa che sta sopra tutti. Quindi qualunque di queste ipotesi va bene, perché anzi le prendiamo tutte quante e diciamo appunto grazie a Maria, di cui oggi appunto celebriamo il nome, grazie per il suo accompagnamento, perché ci ha donato soprattutto il Salvatore. Sia da Gesù Cristo. Con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: beati quei poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno.